Buongiorno a tutti raga, io sono Stickets e oggi siamo qua che vi mostro l'unboxing dei miei arrivi ordinati direttamente alla Panini. Con questa scatoletta e questo pacchetto che mi è arrivato direttamente oggi abbiamo circa 80 euro, 85 forse per la precisione, di figurine. Quindi vi dico solo, mettetevi comodi e ora guardatevi il video. Poi raga, visto che mi manca ancora qualche card per completare l'album, alla fine del video vi mostrerò qualche piccolo spacchettamento di questi 5 pacchetti Adrenaline secondo tempo. Prima di cominciare col video, chiedo un bel like, supporto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo di attivare la campanellina e soprattutto raga vi ricordo l'hashtag salutami se volete essere salutati nel prossimo video o dopo ancora. Alla fine del video, come sempre, saluterò qualcuno. Detto questo, incominciamo subito a fare l'unboxing. Andiamo ad aprire subito, vediamo cosa troviamo. Oppla! Eccoci qua, raga, abbiamo ben 2 scatolette da aprire. Una è stato fatto un ordine di settimana scorsa, l'ho già aperto solo per vedere se il contenuto era tutto, ed era tutto. E ora abbiamo questo, che sperando ci sia tutto e non l'ho ancora controllato, ora lo vedremo. Raga, essendo 2 ordini, anche se sono arrivati da 2 posti diversi, perché uno era Panini International e l'altro Panini versione italiana, alcune figurine potrebbero ripetersi. Infatti queste, raga, sono la versione russa 2018, in versione Pink Edition, di questi giocatori. Abbiamo Ronaldo, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Lionel Messi, ovviamente poteva mancare, no? Paolo Dybala, Neymar Junior, Kevin De Bruyne e Robert Lewandowski. Poi abbiamo anche qualche figurina del mondiale che ci sta molto a cuore. Germania 2006, che sono lo scudetto dell'Italia. Fabietto Cannavaro, uomo che ha vinto anche il pallone d'oro quell'anno lì. Ebbene sì, ragazzi. Sergiolino Ramos e Andriy Shevchenko, che sicuramente, ragazzi, sia Shevchenko, Cannavaro che Sergio Ramos andranno a brevissimo, secondo me, esaurite. Poi ho ordinato, raga, che qualche figura di Euro 2016, che sono però la versione metallizzata, e cioè la versione svizzera, che sono Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, versione platinata, e la versione di Cristiano Ronaldo, versione però speciale. Poi ho ordinato anche qualche figura di Brasil 2014, e abbiamo Luka Modric, Sergio Ramos, Andres Iniesta e Son, raga, che questo non ce l'avevo, non l'avevo mai ordinato, però mi intrigava avere questa figurina. Son Heung-min, giocatore del Tottenham, che i tempi giocava nel Bayer Leverkusen. Poi ho ordinato anche qualche figurina di Euro 2000. Abbiamo un giovanissimo Fabio Cannavaro, una certa età di Paolo Maldini, scusate, Franceschino Totti e Karen Seedorf. Poi, raga, anche di Euro 2004, quindi 4 anni dopo il 2000, abbiamo Buffon e Franceschino Totti. Poi abbiamo anche una sola figurina di Corea e Japan 2002, che raga è andata esaurita proprio qualche giorno fa, quindi probabilmente una delle ultime che è stata mandata, questa di Francesco Totti. Chi l'ha presa, l'ha presa, e chi non ce l'ha, pace, dovete cercare di pagarle almeno, secondo me, tempo qualche giorno, 10 euro li valgono. Poi raga, ho ordinato anche qualche figurina di Euro 2020 Preview Pro versione arancio, abbiamo Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo. Poi ho ordinato anche qualche figurina del campionato della Premier League dell'anno scorso, abbiamo Gabriel Martinelli rookie, Mason Mount rookie, e Phil Foden, che non è la rookie, però è la rookie della Panini, mettiamola così. Poi, raga, ricordate che qualche figurina del campionato francese 2018-19 e sono Aouar, Gigi Buffon, ai tempi di giocare al PSG, e Neymar Junior. Mentre, raga, di Road to Euro 2020 abbiamo Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma e Cristiano Ronaldo, ovviamente poteva mancare, no. Poi ho ordinato anche 2 figurine del campionato portoghese, che sono Trincao e Fabio Silva, che secondo me a breve andranno esauriti perché sono 2 rookie e uno è andato a un prezzo record al Wolverhampton, Fabio Silva, e Trincao al Barcellona. Poi ho ordinato 2 figurine di Messi e Ronaldo della versione della Liga di 2 anni fa. E poi ho ordinato 2 figurine di FIFA 365, che sono quelle di Neymar e Ronaldo, di 2 anni fa, di versione 2019. Ora passiamo al secondo box. Raga, del secondo ordine ordinato della prima edizione di FIFA 365 abbiamo Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Robertino Lewandowski e Buffon. Poi ho ordinato qualche figurina della versione 2018-19 e sono Donnarumma, ovviamente Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala e Lautaro Martinez. Poi, raga, ho ordinato altre figurine di Russia 2018, questa volta però versione nera e non versione rosa, e sono la numero 00, non mi ricordavo di averla ordinata. Ma raga, ma si sono rincoglioniti la Panini perché... Ma... Mi ha inviato 4 numero 00, raga. Ma perché? Raga, perché mi ha inviato 4 numero 00? Vabbè, teniamocelo. Poi abbiamo Son, Neymar Junior, Luka Modric, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e basta. Raga, della versione FIFA 365 del 2019 ho ordinato Dybala, Ronaldo, Neymar Junior, un altro Neymar Junior, quindi hanno sbagliato ancora, Kylian Mbappé, un altro Kylian Mbappé che hanno sbagliato ancora, un altro che vabbè che non ho sbagliato ancora, ma raga, sono normali. Gianluigi Buffon, Lionel Messi e De Bruyne. Raga, comunque quando fanno sti errori mi fanno impazzire, cioè li amo, giuro, grazie Panini. Poi ho ordinato un po' di figurine dei calciatori che sono dell'anno ancora appena passato, quindi 19-20. Abbiamo Scudetto del Torino, Caputo, poi abbiamo Zaniolo, Scudetto Roma, Kulusevski rookie, Dries Mertens, Scudetto Napoli, Rafael Leao rookie,
Gianluigi Donnarumma, scudetto Milan, Ciro Immobile, scudetto Lazio, Cristiano Ronaldo che qui hanno sbagliato di doppio, grazie, Paulino Dybala, Gianluigi Buffon, De Ligt, scudetto Atalanta, scudetto Juventus, Lautaro Martinez, Esposito, scudetto Inter, Federico Chiesa e Adama Traoré rookie. Cioè comunque la partita, raga, sono diventati scemi, doppio Cristiano Ronaldo, cioè vi ringrazio, però cioè nel senso non si dovrebbe mettere doppie figurine così a caso. Poi ho ordinato qualche figurina di FIFA 35 del 2017. Abbiamo Ronaldo Ronaldo doppio ancora, Lionel Messi, Paolo Dybala, Franceschino Totti, un altro Franceschino Totti, Lewandowski, un altro Lewandowski, raga, ma incredibile. Poi raga, ho ordinato anche qualche figurina 96-97. Qui voglio dire se ha sbagliato. Abbiamo Buffon, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Alex Del Piero e Javier Zanetti. Poi raga, ho ordinato anche qualche figurina in versione 93-94, che sono Paolo Maldini e raga, quando era in Serie B con la Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta. Eccola qua al massimo del suo splendore. Poi raga, ho ordinato ancora qualche figurina 92-93, che sono Paolo Maldini e Gabriel Omar Batistuta. Poi raga, ho ordinato la solita figurina di calciatori 2000, la rookie di Andriy Shevchenko. Poi ho ordinato anche qualche figurina della versione 2010-11 della Champions League. Abbiamo Kakà, Andres Iniesta, Gareth Bale quando giocava ancora al Tottenham per la prima volta, e una delle primissime figurine di Luis Suarez all'Ajax. Poi ho ordinato qualche figurina di Euro 2020 preview, però versione blu, che sono Ronaldo. Ah, grazie, Refari, che vede Ronaldo doppio e Kylian Mbappé. Poi ho ordinato anche del 2015-16 la figura di Donnarumma, la sua rookie, e di Francesco Totti. Poi ho ordinato anche qualche figurina dell'ultima stagione della Champions League che ha avuto la Panini diritti, che sono figurine di Messi, Francesco Totti, Cristiano Ronaldo e Eden Hazard. Poi, raga, da stagione 2018 ho ordinato al Chelsea Eden Hazard, FIFA 35 Robert Lewandowski, FIFA 35 2018 Cristiano Ronaldo. Raga, vi giuro che sono le ultime e poi passiamo ai pacchetti. Della versione della Champions League 2013-14 abbiamo Robertino Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic e un altro Zlatan Ibrahimovic doppio. Raga, spero che tutto questo ben di Dio vi sia piaciuto. Ora passiamo velocissimamente ai pacchetti. Primo pack, raga. Anche perché, raga, ho speso 80 euro, quindi cioè, in senso, mettetemi un bel like, me lo merito. Abbiamo Godin, versione difensore insuperabile. Poi abbiamo Erlich Idolo. Poi abbiamo Colombi, Insigne e Da Costa e Mastinu. Secondo pack, cerchiamo di essere molto rapidi. Speriamo soprattutto da qualcuno che mi manca, raga, perché nel secondo tempo ancora me ne mancano un po', onestamente. Abbiamo Klavan, Andrea Poli, Pavoletti, Hernani. Passiamo alle rare che sono Simeone Bomber, raga, mi mancava, fantastico. Era l'ultimo Bomber che mi mancava. E Kucica Idolo, che già avevo. Terzo pack, però sono felice di aver trovato Simeone, che era l'ultimo Bomber che mi mancava. Vediamo chi troviamo mo. E abbiamo Alex Cordaz del Crotone, grande partita contro la Juve, Dermaku, Zoet, Rodrigo Palacio. Poi abbiamo Kumbulla, difensore insuperabile, e Demme Idolo. Penultimo pack, raga, che è il quarto, sostanzialmente penultimo, è il quarto, ed è Millico Diamante. Poi abbiamo Inglese, Lucas Paquetá, Pedrito Rodriguez. Poi abbiamo un attaccante che è Lorenzo Insigne Stella e Mirante. Ultimo pack e poi passiamo direttamente ai saluti, raga. Vediamo chi troviamo. Abbiamo Robin Gosens dell'Atalanta, Jacopo Sala, Lico Giannis. Le due rare sono Kurtic Super Combo e poi abbiamo Paolo Dybala Stella e Alessio Romagnoli. Raga, con tutto questo ben di Dio, passiamo direttamente ai saluti. Raga, con questa bellissima figurina di Gabriel Omar Batistuta, voglio salutare Matteo Rizzi, Morgan, Christian, Gabriel Loveplay, Domenico, Mark, Mattia, Richide 10, Giovanni, Emanuela, Cristiano, Diego e Corrado. Raga, detto questo, vi lascio al prossimo video!